Questa mia idea di realizzare un vigneto dinamico energetico è l'espressione di un'intuizione profonda del legame indissolubile che l'essere vivente ha con Madre Terra. Arredare una parte della terra con i colori equivale a costruire una sorta di tempio naturale dove tutti gli esseri viventi possono ricavarne dei benefici e di conseguenza migliorare la biodiversità, la vitalità del terreno, le frequenze positive sulle piante e sui frutti, sulle persone, sugli animali e anche gli insetti. Con noi Gian Nicola Di Carlo, che appartiene alla quarta generazione di Agriverde, ma ci racconti un po' la storia di questa azienda, che è una storia di famiglia e di passione. Sì, esattamente, prima di passione, poi di famiglia, poi di tradizione, ma anche di cultura, di innovazione, di ricerca, a cui tengo in maniera particolare. Un percorso iniziato nel 1830 che continua, poi come in tutte le aziende ci sono degli alti e dei bassi, come fisiologico che avvenga sempre, ed è giusto che sia così. E la passione ci ha sempre contraddistinto, ma grazie anche a un'apertura mentale che ci contraddistingue abbiamo iniziato a fare biologico nel 1991, quindi contribuendo anche a redigere il regolamento CE 2092/91 che sanciva e sancisce il biologico in Italia e in Europa. E detto questo, oltre alle nostre produzioni, attualmente coordiniamo insieme una partnership con realtà importanti della nostra regione, circa 360 ettari di biologico, che va dal comune di Villamagna fino al comune di Casalbordino, con il quale abbiamo instaurato una bellissima collaborazione per garantire ai nostri consumatori, ai nostri partner commerciali di tutto il mondo uno standard qualitativo adeguato, ma soprattutto la garanzia di ampliare sempre di più la nostra offerta enologica rispetto al vino biologico, ma anche a doppia certificazione vegan, che è tra l'altro una certificazione che abbiamo ottenuto circa 8 anni fa. Possiamo dire che siete stati praticamente pionieri in campo biologico, perché oggi per la maggior parte delle aziende è quasi un adattarsi, no? È quasi un rispondere ad una necessità un po' imposta dal mercato, mentre voi siete stati proprio pionieri nel 91, quando non si parlava affatto di biologico, non si conosceva neanche cosa significasse forse la parola biologico. Sì, ha colpito in pieno il punto. Noi siamo felici di questa facile interpretazione attuale odierna del biologico in Italia. Vi garantisco che questo non era altrettanto facile presentarlo negli anni 90. Ma questa cosa mi rasserena e fa sì che l'idea intuitiva che abbiamo avuto negli anni 80 di produrre in sintonia con l'ambiente, rispettosi del territorio, ma soprattutto rispettosi del consumatore finale, no? del paesaggio, degli animali, di tutti, ci abbia premiato, ma soprattutto abbia premiato la civiltà, che la nostra civiltà del nostro pianeta merita di vivere a lungo, merita di vivere bene. Con la ricerca noi lo dobbiamo mettere a disposizione del buon vivere, del nostro stato di salute. Se non comprendiamo questo, vuol dire che abbiamo grosse difficoltà di sopravvivenza. E il biologico, secondo me, è il punto di partenza per un vivere meglio, sia a vantaggio del pianeta, del nostro corpo e delle future generazioni. A tal riguardo, oltre a questo progetto che è partito negli anni 90 per il biologico, l'anno scorso abbiamo fatto un brevetto che è il primo vigneto dinamico energetico progettato in Europa, nel mondo, un brevetto fatto da noi Agriverde, una mia idea che va a ricordare il nostro archetipo primordiale, no? Che è all'uomo, rispetto ai colori. Il mondo animale comunicava attraverso i colori, comunica attraverso i colori, anche gli uomini, noi uomini comunichiamo attraverso i colori, no? Ma soprattutto anche gli insetti. E quindi cromoterapia all'interno del vigneto dinamico energetico. Come avete visto, questi vigneti che stiamo impiantando sono
multicromatici, più colori, e c'è il giallo, il verde, l'azzurro, l'arancio e il rosso. Ogni colore sta a significare un qualcosa, l'energia e creatività, voglio dire, per il giallo, mentre il rosso è passione, energia, ma soprattutto forza vitale. E sono quei colori che accendono le sinapsi, e non solo, degli insetti, ma anche delle piante, per cui il frutto che ne verrà da questo vigneto dinamico energetico sarà carico di energia vitale, sarà carico di passione, sarà carico soprattutto di energia che le piante verranno ad attingere sui nostri vigneti coltivati senza chimica. Quindi un'energia selvatica, oserei dire. Ecco, Vinitaly 2019, tanta affluenza, ma come viene visto l'Abruzzo all'estero, il vino abruzzese? Piace? Guardi, noi abbiamo fatto un salto di qualità importante in Abruzzo, ma merito soprattutto di questo grande vitigno e dell'innovazione enologica che abbiamo saputo dare in questi anni, ultimi anni. Da un vino che era quello che costava meno in assoluto sul mercato mondiale, che ci ha aiutato a farlo conoscere, quindi voglio dire, anche il passato non ci deve, voglio dire, scandalizzare. Il passato è servito per far conoscere questo grande vino, grazie anche alle cooperative che ne fanno parte, ai gruppi, grossi gruppi di distribuzione, ma grazie, devo dire, ringrazio pubblicamente gli agricoltori, migliaia e migliaia di agricoltori che col loro lavoro, il loro sacrificio, riescono a produrre una materia prima veramente di grande livello a un prezzo molto competitivo. La qualità eccelsa è su quella che noi, medio-alta o alta, su quella ci riferiamo naturalmente, ci vuole il contributo anche dell'innovazione, della ricerca, dei team di lavoro, dei gruppi di lavoro. Noi su questi abbiamo messo già da tempo in atto, dicevo, queste collaborazioni per unire non solamente la forza commerciale ma anche le esperienze tecniche sia in campo vitivinicolo ma anche in cantina, e questo secondo me è la chiave di svolta, ma anche per dare valore aggiunto al nostro territorio. Un aspetto importante è che noi dobbiamo valorizzare il nostro territorio. I vini di qualità si vendono e si comunicano attraverso un territorio di qualità. Il mondo agricolo abruzzese non può prescindere da una pulizia, da un ordine del paesaggio, da una bellezza del nostro paesaggio. Diciamo che nei nostri vini c'è il paesaggio liquido del nostro Abruzzo. Oltre al paesaggio liquido c'è una storia, una tradizione che deve essere valorizzata, ma dobbiamo mettere le nostre bottiglie, i nostri bicchieri, i calici di vino posti su un vassoio d'argento che è il nostro territorio. Quindi dobbiamo porre, e questo è un invito a tutta la politica e non solo abruzzese, è quello di valorizzare il territorio. Senza territorio non c'è prodotto di qualità. Ecco, posso chiederle una mia curiosità. Certo. Il prodotto del quale è più fiero, quello che le piace di più, a gusto suo? Guardi, è come dire qual è che ti ha più a cuore dei tuoi quattro figli, tenendo conto che ho quattro figli maschi, tra l'altro, e quindi sono tutti uguali. Però dei giorni preferisco parlare con quello di 28 anni, dei giorni con quello di più piccolo di 8 anni e poi anche in quelli che stanno nel mezzo, perché dipende dalla stagione, perché il vino è frutto della stagione, perché è il momento in cui si abbina, per cui il vino anche è frutto di quel momento, di quell'esperienza di vita che stai vivendo. Però non voglio evadere la sua domanda e le rispondo dicendo: io inizio con il mio preferito, che sono i rosati. Io sono innamorato dei vini rosati e non a caso ne produciamo 5, e non a caso abbiamo vinto in Francia nel concorso rosati, vini rosati spumanti e vini fermi, nel concorso internazionale che si tiene a Francia. L'unica azienda a essere stata premiata con due nostri vini, l'830 Cuvée Prestige e il Solaria Cerasuolo. Quindi rosati da abbinare aperitivo, fritture,
fritti di mare o di terra, pizza, miglior abbinamento con la pizza, miglior abbinamento con un pasta da abbinare a pasta col basilico e pomodoro, che ci mette? Il cerasuolo è perfetto. Miglior abbinamento alle zuppe di pesce, il cerasuolo. Detto questo, rosati in primis, poi ci sono i rossi più attuali, moderni, poco legno, e noi stiamo andando verso quella direzione, fa cemento ma fa anche botte, in maniera che va a modellare questi, vanno a modellare questi vini selvatici che abbiamo. Il Montepulciano a Basserese è un vino selvatico e va addestrato, va dressato e domato attraverso gli anni di affinamento in cantine, in botte, non solo, per cui poi riusciamo ad apprezzare questa grande cavalcata al di sopra di questo stallone che è il Montepulciano. E poi per finire voglio dire il Plateo, che è il nostro vino più importante, esce dopo 6 anni, è il vino storico di famiglia, premiato tra l'altro qui al Vinitaly con i 5 Star Wines al Vinitaly di Verona. E un altro riconoscimento importante alle fasce medie del biologico, che va dal Natum al Riesling, premiati in Francia 3 giorni fa, ancora lo presentiamo, ancora neanche lo comunichiamo, ve lo dico in anteprima, siete i primi a cui lo dico, ed è questo un riconoscimento importante. In Francia abbiamo vinto, oltre ad aver vinto con i rosati, per noi è un grande motivo di soddisfazione, e con gli spumanti metodo Martinotti, metodo italiano, i nostri spumanti non sono prosecchi, per favore, non comunichiamo prosecco perché siamo in Abruzzo, i nostri prosecchi non sono prosecchi ma sono metodo Martinotti oppure metodo italiano, metodo Charmat, come il prosecco, ed può essere fatto di Trebbiano, di Pecorino, di Passerina, ma è un metodo Martinotti italiano e sono fatti con vini, uve, chiedo scusa, con uve tipiche della nostra regione, autoctoni. E in Francia, dicevo, nei bianchi abbiamo vinto con il Natum e anche con Riesling, che sono dei marchi, delle etichette che stanno sia nella grande distribuzione ma anche nel mercato dell'oreca, della ristorazione, insieme ad Eikos, che sono i due marchi importanti sviluppati con scuderia Ferrari. Perché Ferrari? Dicevamo prima, ti anticipo la domanda così. Ferrari anni fa ha scelto di affiancare il loro marchio in occasione della presentazione della Ferrari 599 Sistimibkers, che è la Ferrari verde. Per affiancare questo marchio loro hanno scelto Agriverde, siamo stati onorati, felici di questa scelta, perché legati alla storia, legati alla tradizione, ma soprattutto legati all'innovazione, alla ricerca, come dicevamo prima. E quindi per me, per noi, per la mia famiglia è un piacere e un onore infinito. E quindi Eikos è frutto di un vino senza albumina e caseina, quindi anche nelle fasi di chiarifica non utilizziamo prodotti chimici di sintesi, ma anche qualsiasi altro prodotto che vada ad alterare la naturalezza del vino. Quindi bassissimo contenuto di solfiti, bassissimo contenuto, perché i vini li vogliamo bere insomma al meglio delle condizioni, tenendo conto che i solfiti non fanno assolutamente male alla salute, certo è, non ne dobbiamo mettere in dosi eccessive, noi siamo con dosi irrisorie, veramente 40-60 mg litro contro i 250-260 che comunemente ne usano, e quindi voglio dire insignificanti. E quindi questo aver vinto col Pecorino in Francia e col Montepulciano nelle classi biologiche ci fa molto molto piacere e onore, ma un percorso ancora lungo da fare, da scoprire, bisogna essere sempre sul pezzo, perché voglio dire la competizione è molto ardua rispetto anche a vini provenienti da tutto il mondo, non preoccupiamoci di fare guerra, perché la nostra è una guerra tra poveri in Abruzzo. Le battaglie vanno vinte fuori dalla nostra nazione, dove c'è una competizione che accetta chiunque voglia essere presente sul mercato, purché a mio avviso rappresenti al meglio il Made in Italy, ma in questo caso rappresenti al meglio il Made in Abruzzo, il quale sempre di più ne abbiamo bisogno. There she goes.
close for the last time.